Pick my side up. Mi rivolgo a tutti, ma in modo particolare ai bambini. I bambini devono sapere queste cose. Ma vi voglio raccontare una cosa che ve l'ho promesso e l'ho detto l'altro giorno in scuola all'elementare. Perché mi hanno chiamato a bere? Ecco, c'era l'abitudine che un giovane, una persona, quando si presentava in montagna a fare il partigiano, dopo alcuni giorni che era là con la squadra, gli davano un nome. Noi non ci chiamavano col proprio nome, anche perché, insomma, era pericoloso poi con i tedeschi e con i fascisti. Sapere che il tizio Caio Sempronio era un partigiano per la famiglia. Davano un nome di battaglia, un nome così. Lo sceglievano guardando il carattere, studiando il carattere della persona che andava in montagna. Io ero andato in montagna con un altro che non conoscevo neanche, con due caratteri diversi, e vi racconterò una cosa. Un giorno, dopo alcuni giorni che ero nel distaccamento con i partigiani, dopo alcuni giorni, la mia squadra, quasi tutti, eravamo rimasti alle base in 4 o 5 e quasi tutti gli altri partigiani erano andati via al mattino per una missione in pianura, con un attacco contro i tedeschi e i fascisti. E noi eravamo fuori da un sentiero che portava alla nostra base. Per un sentiero vediamo una persona che sale, che aveva su una divisa e con le mani alzate, in alto così, era disarmato. Poi quando si avvicina vediamo che è vestito da tedesco. Noi ci andiamo incontro e lo prendiamo e lo facciamo prigioniero, ma lui non voleva essere un prigioniero. Parlava il tedesco e basta, non si capiva una parola. E noi il tedesco, lui non capiva l'italiano, era difficile capirsi. Ma ero con un distaccamento, perché la guerra che era così, la guerra è la bestia di tutte le cose, molte volte trasforma anche brave persone in assassini, in gente che non ci dà niente ad ammazzare un'altra persona. La guerra è fatta così, non si dovrebbe mai fare la guerra. E lui e gli altri partigiani dicono, ma è un tedesco. È chiaro, è vestito da tedesco, è un tedesco. Nel mio distaccamento, ma in tutti i distaccamenti, io a lui in modo particolare, non si facevano prigionieri. Quando ero un fascista che si prendeva, o ero un tedesco, quasi sempre andava a finire contro il muro, c'era la fucilazione, era un traditore della patria e non se ne discuteva. E gli altri 4-5 partigiani che erano con me dicevano, è un tedesco, non dobbiamo fare prigionieri, dobbiamo fucilarlo. E lui, questo ragazzo, capiva che cosa si stava facendo. Lo portano fuori da dove c'era la nostra base, contro un muro, e lì si appassano per fucilarlo. Io mi sono opposto, mi sono messo davanti e ho cominciato a dire, niente, non sappiamo chi è, non sappiamo perché si è presentato con noi, non è armato, perché dobbiamo fucilarlo? Aspettiamo quando vogliono tutti gli altri, poi ne discuteremo. E allora si rinuncia alla fucilazione, rimane in prigioniere, ritorna la sera, ritorna all'altra squadra, si discute, ma lui non viene fucilato. E rimane lì. Io dopo ho cambiato squadra, sono passato con un'altra squadra. Un giorno, passando di lì,
e ho visto i miei ex compagni partigiani e ho visto quello che avevamo fatto prigioniero quel giorno, quello che si è presentato con le mani alzate, aveva il fucile e era armato, era diventato partigiano. Se l'avessimo fucilato, cosa avremmo fatto? Avremmo ammazzato uno che non era né nazista né fascista, ma che voleva combattere con i partigiani. Sono tanti, non pochi, i tedeschi che hanno disertato. Quando sono arrivato a Piacenza, nella mia squadra, era di 10, due sono rimasti feriti e li abbiamo persi per la strada. Siamo arrivati in 8 e con me, nella mia squadra, i miei migliori amici che erano nella squadra, era un tedesco che si chiamava, ricordo il nome, Albert, e un russo di Turku, che ricordo benissimo il nome, si chiamava Lilian. Ecco, era fatta non soltanto di giovani italiani, ma i partigiani c'erano anche tedeschi, c'erano russi, c'erano greci, c'erano tante altre persone, c'erano slavi, jugoslavi, croati, montenegrini, tanti altri che combattevano nelle formazioni partigiane nel Piacentino. Adesso vi dico perché mi hanno chiamato a bere. Sono passati alcuni giorni. La sera c'è tutta l'assemblea della squadra, si discute perché c'è da dare il nome di battaglia agli ultimi due partigiani arrivati nella squadra. Con l'altro avevo un anno più di me. Io avevo 17 anni, poco più. L'altro ne avevo un anno in più. Con l'altro è stato facile dare il nome, era cattivo, era veramente deciso, lui non... E il nome che ci fu affibbiato fu Caino, e rimase sempre il nome di Caino, si chiamò sempre Caino per tutto il tempo della resistenza. C'è da dare il nome al sottoscritto. Allora, rifacendosi a quello che era successo con il tedesco, che l'avevo salvato dalla fucilazione, il modo in cui parlavo, come mi comportavo, il mio nome fu Abele. E mi chiamai sempre Abele. Ecco perché è nato il partigiano Abele. In questo modo c'era un modo da fare la resistenza. C'era il modo da fare la resistenza, comportarsi non quasi come i fascisti e i tedeschi, ma insomma, essere il modo di fare la resistenza, comportarsi da persone civili, democratiche, e che non si può fare il male a tutte le persone. Io ho fatto il partigiano della Bele.